Amici italiani in Italia e all'estero, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Fabrizio Ciancio dalla Radio Italiana in Florida, la radio del vero buonsenso, e abbiamo una vera professionista con noi. Ciao Lisa. Ehi, ciao Fabrizio, come va? Benissimo, benissimo, cara. Allora, tu come stai? Io sto bene, è stata qui ovviamente quasi notte, è stata una giornata molto intensa e volevo salutare i nostri carissimi amici italiani all'estero o in Italia, quindi un ciao a tutti. Benissimo. Bene, allora, oggi di cosa parliamo di interessante? Vediamo un po', beh, sono tante cose interessanti, però, sempre nelle mie varie consulenze, ho visto questa settimana in particolare, che, c'è una cosa che potrebbe interessare, potrebbe essere utile, diciamo, alle persone in generale, perché a volte si ha a che fare, anzi si ha sempre a che fare con persone che siano amici, familiari, colleghi, nel lavoro, nella vita normale. E capita che non si capisce bene, come mai certe persone si possono comportare in determinati modi. È vero, Giusto? giusto. Giusto, magari tu pensi che quel tuo amico sia un amico e dopo scopri che parla male di te. Ti è mai capitato, Fabrizio? Purtroppo non poche volte. Non poco, vedi, quindi vedi che già, insomma, abbiamo toccato qualcosa di un po' scottante. Sì. Questo purtroppo capita. Oppure troviamo delle persone che nonché dicano sì, poi alla fine non mantengono quello che dicono di fare. Ti è capitato anche questo? E anche questo non poche volte. Ecco, bene. Cioè bene, no, male, Male. però succede. Dobbiamo purtroppo guardare i fatti. Quindi ci sono cose, oppure colleghi di lavoro, magari tu hai un dipendente o un collega di cui ti fidi e poi questa persona ti fa le scarpe, esempio, come si suol dire, no? Quindi cerca di prendere dei vantaggi a tua insaputa. Oppure capita di avere un superiore che ti tratta sempre male in modo collerico. Ti è capitato anche questo? Guarda, c'ho un capo che mi sembra che sia John Wayne. Fai qua, Ah, fai lì, fai su. C'ha proprio quel modo di fare un po' da. Gli manca giusto la pistola, per dire. esatto, speriamo che qui c'è il porto d'armi, no? Porti dietro. Ecco, quindi ho detto, magari se noi conosciamo un po' di più riguardo a ciò, potrebbe salvarci da tanti patemi d'animo o da tanto pensare perché questa persona ha fatto così, come mai si è comportata in quel modo, non me l'aspettavo. E quindi andiamo subito al sodo, no? Esattamente. Esatto. Ognuno di noi ha quello che viene chiamato un tono emozionale. Cos'è un tono emozionale? Un tono è uno stato emotivo in cui una persona si trova, che sia costante, quindi che ce l'ha costantemente, oppure che è temporaneo, ok? Quindi avviene in un determinato momento per determinate ragioni. Sì. E questo tono, chiamiamolo quindi questo tono emozionale, quindi adesso lo chiamerò tono così per non star via a dire sempre emozionale, ce ne sono tanti di toni emozionali, no? E per metterli insieme, paragonarli uno con l'altro, il nostro filosofo e umanitario, scienziato, Mr. Hubbard, ha compilato quella che possiamo chiamare una scala del tono, una scala quindi è un insieme di gradini che va dal più alto al più basso, o dal più basso al più alto, come la vogliamo guardare. Ok? Sì.
Quindi è un metodo un po' di misurazione di qualcosa, quindi una scala di valori. Esatto, che sono stati messi lì in modo arbitrario. In modo arbitrario vuol dire decisi da qualcuno, tanto per darci un valore. Ok. Ora, una persona durante la vita, quindi cominciamo così, così almeno diamo un po' di esempi. Quando tu eri piccolo, Fabrizio, anche tu ascoltatore, prova a pensare, prova a pensare ai momenti in cui giocavi, in cui uscivi con gli amici, gli amichetti, facevate dei giochi, te lo ricordi quei momenti? Sì, ero molto spensierato, molto tranquillo. Mm-hmm. Bene, come ti sentivi? Mi sentivo meglio che adesso. Esatto. Per cui usualmente, e anche tu scusa ascoltatore, magari hai pensato a momenti di, non sto parlando di momenti brutti di quando eri piccolo, ma in generale, perché ovvio uno può aver avuto anche da piccolo dei momenti in cui certo. Pianto, in cui era arrabbiato, in cui le cose non andavano bene. Ma in generale, se guardiamo nell'infanzia, sono comuni i momenti in cui la persona, il bambino in questo caso, ha un tono emozionale, diciamo, alto, quasi sempre allegro, possiamo chiamarlo allegria, entusiasmo. Sì. È contento della vita, vuole vivere, non vede l'ora che venga il momento di giocare, quando gioca è tutto preso dai suoi giochi. E è in generale speranzoso del futuro. Certo. Giusto? Certo. Esatto. Poi che cosa succede? Man mano che la vita passa, cominciano ad arrivare il tempo dell'adolescenza, intanto si sono avuti alcuni contrasti, troppi, alcune perdite, magari non si è andati bene a scuola, la ragazza o il ragazzo ci ha lasciato, la vita comincia a diventare meno brillante, la persona non è più così entusiasta normalmente e comincia ad abbassare quello che possiamo chiamare un tono cronico, chiamiamolo cronico, il tono diciamo costante di quella persona. Okay. E poi se andiamo avanti nella vita cominciano il lavoro, le preoccupazioni, poi i figli, la famiglia, le responsabilità, si sente il peso sulle spalle. Dimmi se sbaglio, Fabrizio. No, ma ovviamente col passare del tempo si collezionano una serie di calci nei denti che poi a un certo punto... Quindi il tono cronico, quindi costante di un bambino che era praticamente sempre un po' su allegria, se non a parte certi momenti brutti, è, come vedete e come vedi tu ascoltatore, tu Fabrizio, se facessimo un grafico comincia a scendere leggermente, quindi arriva l'età adulta che è sceso. Quindi se era iniziato su allegria e se gli diamo un valore, come Mr. Hubbard ha fatto, poteva essere intorno al 4, comincia a scendere e la persona non è più così entusiasta, diventa un po' conservatore. Cioè cerca di tenere le cose un po' ferme, cerca di non fare troppi cambiamenti, diventa molto oculato nelle sue decisioni, sì. Non si butta più come si buttava prima. Poi andiamo avanti ancora un pochino, altre perdite, magari altri momenti difficili, sconfitte, e la persona un pochino alla volta magari la ritroviamo più tardi nell'età matura, no? Non è ancora vecchio, però, che è passato e è andato sempre più in basso. Magari all'inizio è diventato un po' antagonista alla vita, era molto un po' arrabbiato verso le cose, finché potrebbe arrivare a quello che possiamo chiamare un tono di apatia. Apatia è quando la persona... vediamo magari parecchie persone anziane, non tutte, ce ne sono molte che insomma hanno mantenuto un bel tono alto, che sono
un pochino, cioè le vedi come camminano, come si atteggiano, non c'è più nessuna speranza, non vale la pena di fare niente, tanto fra poco devo morire. Questi sono i pensieri di una persona che è su apatia. Questo è normalmente avviene in un arco della vita, non è per tutti, non è sempre così, ma se guardiamo in giro è una cosa che descrive un po' la media delle persone che ci circondano, e l'età, man mano che passa il tempo, porta la persona in quella condizione. Sì. Ok, l'hai notato questo guardando in generale, non tutti i casi, ma in generale? Sì, 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 ad esempio con mio papà che ha 85 anni, ovviamente non è molto interessato, poi sta sempre a casa, non esce mai, vede sempre le cose sempre negative, stai attento, così, certo. Esatto. Ora, indipendentemente dall'età, una persona può avere un tono cronico basso anche quando è giovane, perché magari le cose che gli sono successe nella vita e per tante varie situazioni ha fatto sì che, chiamiamola curva, questa curva che magari da bambino era bello entusiasta, allegro, contento, ha fatto la curva, è andata giù molto prima che si raggiunga un'età, diciamo, di essere una persona anziana. E quindi troviamo nella nostra vita persone che hanno dei toni cronici di tutti i tipi, e sì, questo, se noi non li conosciamo, se noi non sappiamo che sono dei toni cronici, che la persona in un certo tono agirà sempre e in una certa maniera, che può essere, e questa è la bella notizia, che può essere prevista da chi conosce questi dati. Per cui se tu puoi prevedere come si comporterà una persona vicino a te, questo ti potrebbe aiutare, Fabrizio? Beh sì, ad esempio nel caso che devo dare dei lavori da fare a qualcheduno, anche qua con la radio, no? Magari degli aiutanti, se capisco il tono, magari so se questo qua lo porterà alla fine, oppure se molla a metà. Normalmente molla a metà. Esatto, hai detto la cosa giusta. Oppure se tu c'hai un amico, facciamo un esempio, tu hai un amico, come dicevamo prima, con cui uscite insieme, fate delle cose insieme, se questo amico è su noia, che noia non è neanche un bruttissimo tono, però metti che questo amico sia su noia, magari tu fissi un appuntamento con lui, dai, ci troviamo a fare la partita biliardino alle 7, e tu sei lì alle 7, e quello è capace di arrivare tranquillamente alle 8, e tu dici, ma scusa, ora che ti aspetto, no? E lui dice, ma sì, dai, tanto, va bene, sai, ero impegnato, è una telefonata. Però la persona su noia non è che si interessa molto degli altri, non è che vede, non riesce a entrare molto in empatia con altre persone e a sentire che anche le altre persone potrebbero anche sentirsi preoccupate o male se lui non si fa vedere per un'ora, no? Non ha questo punto di vista di rendersi conto di queste cose. È una di quelle persone che, ma sì, va bene, dai, che tutto passa. Quindi non sto dicendo che noia è un tono emozionale brutto, ma però se tu hai una persona su noia vicino a te, e ovviamente questa persona non prende le cose in una maniera, possiamo chiamarla, corretta, seria, ma non seria in senso negativo, no? Non seria, oddio, sono serio, ma non si prende, forse la parola più corretta è responsabilità di quello che fa. Quando ti parla è una persona che sembra quasi che non ti ascolti, no? Magari guarda un po' di qua, anche, infatti adesso Fabrizio, anche tu ascoltatore, questo che vi sto dicendo del movimento degli occhi è molto importante per riuscire a individuare il tono di una persona.
una persona su noia mentre vi parla, guarda un po' in giro, sembra quasi che non vi ascolti, vi ascolta ma non vi ascolta. Mi guarda di qua, guarda un po' su, poi guarda giù, tu ti senti anche un po', dici, ma scusa, mi ascolta o non mi ascolta, che gli interessa o non mi interessa, gli interessa quello che Certo. sto dicendo, no? E non è perché sei tu che quello che dici il problema è che questa persona ha proprio un tono su noia e quello è il suo modo di comportarsi, lo farà con te, lo farà con qualcun altro, con qualsiasi altra persona. Quindi non è che sei tu sbagliato, non è che il tuo argomento non era interessante. E quindi averlo come amico, una persona su noia, dopo un po' dico una parola che non so neanche se esiste in italiano, ti sdrena, ti toglie quasi, cioè non capisci bene cosa sta succedendo. A te è capitata una cosa così, Fabrizio? Sì, ho avuto una persona vicino che non decideva mai, ma poi vediamo, ma facciamo così, ma boh, non lo so, questo tipo. Esatto, sì, non prende, sì, le decisioni le prende anche, ma cioè, non si prende la briga, di, non so, di proprio darti dei dati sicuri, no? È tutto sì, dai, va bene, vediamo. Poi gli dici, dai, telefonami domani, si dimentica. Quelle persone che si dimenticano di telefonare o di arrivare in tempo. E questa è la persona su noia. E ovviamente se vuoi, tu ascoltatore, tu Fabrizio, qualsiasi persona ha i dati corretti per distinguere che una persona è su noia, sa poi come, o meglio, cosa aspettarsi da questa persona. E se una persona fosse, per esempio, andiamo a un livello di tono emozionale che forse è uno dei peggiori, perché è molto nascosto, che lo chiamiamo ostilità nascosta. Cioè la persona non è ostile in modo evidente, non sembra che sia ostile, sembra anche carina, perché l'ostilità viene nascosta. Questo è un tono più basso di noia, ovviamente, è un tono che è un po' sopra la paura, quindi la persona non ha veramente una paura, però una paura in generale che però nasconde anche bene, è un pochino più alto di uno su proprio paura. La persona su ostilità nascosta è quello che magari ti dice, ah, ciao Fabrizio, e tu gli dici, ah, ho avuto, sai che forse riesco a prendere un nuovo lavoro come dirigente dell'albergo, no? Dove lavoro? E questa persona, diciamo che sia un amico, un'amica, ti dice, davvero? Va bene, bene Fabrizio, ma tu pensi di essere in grado di farlo? No? Sai, perché per essere un dirigente di un albergo, sai, bisogna anche avere certi studi, certe capacità, e sai, non è che tutti lo possono fare. Ti dice qualcosa del genere, tu come ti senti? Mi veniva voglia di strozzarla. Ecco. Però la cosa ti colpisce, giusto? Certo. Ti cominci a pensare, dici, ma allora sarò capace o non sarò capace? Ah sì, poi vengono anche i dubbi, giusto? Ti vengono i dubbi, no? Tu prima eri Certo. tutto bello contento che c'era sta promozione in arrivo e adesso come ti senti? Mi sento una cacchetta che non ce la posso fare, insomma. Mi Esatto. vengono i dubbi sulle mie abilità. Esatto, e poi questa persona è anche capace di dire, sai, io ti sono amico e quindi ti sto veramente facendo vedere la cosa com'è, per cui tu non riesci neanche a capire che tutti questi dubbi che ti sono arrivati e il fatto che prima ti sentivi entusiasta e adesso forse rinuncerai anche alla promozione, arrivano da una semplice frase detta da questa persona. Ti è mai capitato di avere persone intorno, anche tu ascoltatore, guardalo, che magari una volta che gli avete spiegato un vostro progetto, una vostra idea, dopo vi siete sentite quasi che non avevate voglia più di farlo o di buttarvi in quella cosa. Ti è mai capitato? Sì. Bene.
riesci a ricordarti un momento? Sì, ma recentemente ho parlato con una persona per vedere cosa potevamo fare insieme e qualsiasi cosa dicevo non andava bene, perché era così, perché era cosà, sapeva già tutto lei. Questo tipo di persone, dici? Esatto, questo tipo di persona. E anche quella persona che dice sempre come qualcuno o lei stessa fa le cose meglio di te. Se tu gli dici, ah, oggi ho fatto, facciamo, ho aggiustato l'impianto elettrico, ho fatto una torta. Lei ti dirà dopo poco, ah sì, guarda, anch'io faccio sempre gli impianti elettrici, o faccio sempre le torte, la mia torta è venuta buonissima. Ah, conosco un'amica che fa le torte stupende, cioè come quel che... Il fatto che tu hai detto che hai fatto una buonissima torta non ha più nessun valore, no? Certo, sminuiscono. Bravo. C'è sempre qualcuno che è meglio di te, no? Che può essere la persona stessa che è su questo tono di ostilità nascosto, o gli amici di questa persona. Per cui alla fine tu non vinci mai vicino a questa persona. Il vero problema con questo tipo di personaggio che ha un tono cronico di ostilità nascosta è che è molto difficile da capire perché apparentemente sembra che sia il tuo migliore amico, sembra che si prenda cura di te, però se adesso, avendo questi dati, osservi bene, ti accorgerai che questo tipo di persona è la persona che ti fa più male di tutte perché è troppo nascosta, no? Quindi questo è importantissimo da cercare di capire, perché se avete vicino persone di questo genere è meglio saperle riconoscere e magari allontanare se potete. Certo. E, per esempio, la collera, la persona su collera è molto evidente. Ah sì, mamma mia. Esatto, la persona lì che intanto ti lancia un urlo, che è sempre molto un po' incazzata nel suo modo di fare, questo tipo di persona è riconoscibile e anche se non è bello da vedere, perlomeno si vede abbastanza velocemente, La no? urla, certo. Esatto, quindi ti puoi parare i colpi, no? Però magari molte volte non è che la persona su collera, il tono emozionale cronico urla sempre, è proprio l'atteggiamento un po' duro, un po' distruttivo che c'ha, no? Che non lo vedi semplicemente con le urla, lo puoi vedere perché le cose che fa, non so, gli dai un lavoro da fare e ti distrugge una parte, è un po' manesca nei suoi modi di fare, per cui averlo come lavoratore ovviamente ti rischi poi di trovarti con un po' di materiale distrutto, no? Esatto. Poi se scendiamo ancora un pochino di sotto, la persona per esempio su apatia. Apatia è quasi come vedi questa persona con gli occhi, per esempio gli occhi di una persona su apatia guardano giù, guardano in basso. Ti è mai capitato di parlare con qualcuno che guardava per terra? Sì. Ok, bene. E qualsiasi cosa tu dica a questa persona è come se non gli avessi detto niente, non c'è niente che lo smuove. Sì, c'ha proprio le idee fisse, pensa sempre solo alle sue cose, sì. Sì, ora una persona del genere, anche se sembra innocua, perché è lì, non fa niente, è inerte, no? È un po', sei, lenta nei movimenti, però se tu ce l'hai come compagno di lavoro, visto che questa persona non è in grado di neanche di rendersi conto delle conseguenze delle sue azioni, è possibile che magari butti il mozzicone di sigaretta per terra e ti incendia la casa, no? Se magari l'hai invitato a casa. O che ti spacchi delle cose senza neanche rendersi conto. Se tu Cioè, gli devi... non lo fa apposta. No, non lo fa apposta, diciamo che non è consapevole di quello che fa, questa è un po' la cosa, è così basso come tono emozionale che non è neanche consapevole dell'ambiente che lo circonda. Per cui Ok. se tu gli dessi la tua macchina a una persona di questo genere, te la porterebbe distrutta a casa.
perché magari va sopra il dosso senza rendersi conto che è un dosso, è capace di, non so, di non frenare perché non si ricorda dove è il freno. Quindi la tua macchina, di fare, magari se fuma fai buchi nel sedile con la sigaretta perché gli è caduta. Quindi se tu dai qualcosa di tuo a questa persona ti ritornerà in cattivissime condizioni, se mai ti tornerà. E questo vale anche per toni un po' superiori ad apatia, come afflizione. Afflizione un po' superiore, la persona che è sempre triste, ha sempre gli occhi quasi lacrimanti, è sempre lì come se chieda pietà. Ti è mai capitato di vedere una persona del genere? Sì, tipo quelli che chiedono i soldi al semaforo, dici? Ecco, sì, una roba del genere, sono su afflizione. Ora, questo tipo di persona, se ce l'hai vicino, non è che ti rallegra la vita, giusto? No, no. Mi tira purtroppo giù. Esatto, scusa, dimmi. No, stavo pensando, ma il fatto di avere un tono basso, quindi magari di vedere le cose sempre negative, sul non si può fare niente, cioè, ma anche la mimica facciale, no? che è quella che hai descritto, ma poi alla fine può anche cambiare proprio la struttura del viso, cioè non è che solo, cioè, lo vedi, una persona che è su di morale e una persona che chiede l'elemosina. Cioè, penso che non solo come si veste, no? Quanto si lava, via dicendo, ma mi sembra che produca anche degli effetti proprio fisici. Assolutamente, cioè, ci sono tantissime cose. Esempio, una persona su paura cronica, non perché ha una paura adesso, perché sta arrivando un serpente, e quello non è cronico, è temporaneo, ma la persona su paura cronica, che la vedi sia perché muove velocemente gli occhi dappertutto, se tu gli parli assieme guarda da tutte le parti come se dovesse arrivare un leone, no? Sta guardando, no, ma non lo sa neanche che lo sta facendo, no? In più, una persona su paura ha degli odori un po' cattivi. Quindi quando una persona è su paura emana, ma proprio perché le ghiandole proprio del nostro corpo secernono delle sostanze indipendentemente dal tono emozionale in cui si è. Quindi la persona che ha un tono di paura, le sue ghiandole secernono delle sostanze che sono di un odore cattivo. Questo perché è ovvio, se guardiamo gli animali che puzzano, no? È un meccanismo, esatto, è un meccanismo di difesa per l'attacco da parte di un altro animale che li vuole mangiare, certo, che li vuole disturbare. E il corpo umano ha un po' questo modo di operare, per cui una persona su paura la riconosce anche dai cattivi odori che emana, che può essere il sudore, l'alito, i piedi soprattutto. Per cui non sto dicendo che tutti quelli che hanno i piedi che puzzano sono su paura, perché potrebbero anche essere altre ragioni, ma normalmente questi odori cattivi emanati dal corpo sono dovuti a un tono cronico di paura. L'indicatore degli occhi che quando vi parla sembra che non riesca mai a centrarvi, sono lì che guardano in giro, su e giù, è una cosa che si può notare proprio subito in 2 minuti, parlandoci assieme. Come una persona un po' più in alto su antagonismo, vedi che qualsiasi cosa tu dici o fai, lei ha qualcosa di contrario da dirti. Metti un quadro così, dice no, andava meglio che lo mettevi così. Gli dici dai, andiamo in quel bar, ma in che bar mi hai portato? Ma non vedi che schifo che fa questo bar? Ma ti porto io. Mamma mia, sì. Conosci qualcuno così? Mamma mia. Esatto, cioè quello che tu fai o dici sembra che non vada mai bene, no? C'è sempre qualcosa, c'è sempre proprio il bastian contrario, no? Si chiamava nella leggenda. Per cui questo è l'antagonismo. Vicino a una persona antagonista, la persona antagonista ti guarda dritto negli occhi, ma non in modo carino. Ti guarda come se stesse quasi per attaccarti.
Ti è mai capitato di vedere uno con gli occhi proprio che ti guarda quasi pronto a... Sì, come se ci avesse un laser che mi vuole fulminare. Esatto, a volte si ha quell'impressione. E questo non è soltanto quando avete un bisticcio temporaneo, è una cosa che questa persona che ha un tono cronico di antagonismo fa normalmente, cioè anche se voi state avendo una bella conversazione, deve trovare qualcosa da ridire, no? Deve trovare delle cose che non vanno e dire il contrario, anche di cose stupide. Ora, una persona del genere vicina non va assolutamente bene, perché no. Poi se andiamo un po' più alto, stiamo ritornando un po' in alto, perché la persona allegra, no? Una persona allegra invece è una persona sorridente, una persona che le cose vanno sempre bene, ok, c'è una cosa che non va bene, dai che la risolviamo, non preoccuparti, dai vieni qua, cioè un amicone che però mantiene anche le promesse, non un amicone che poi ti mette il pugnale nella schiena, no? Certo. Esatto, un amicone che lo vedi, di solito la pelle è radiosa, sorridente o comunque ti guarda in una maniera carina, non ti guarda d'antagonista, no? Non ti guarda quasi per fulminarti. Certo. Bene, ora se, cosa è che succede? Nella vita ovviamente la persona ha per certi periodi lunghi quello che chiamiamo un tono cronico. Però ci possono essere momenti in cui, facciamo un esempio, la persona è su allegria, è sempre allegra, contenta in generale, gli danno una cattiva notizia, è stata licenziata. È ovvio che in quel momento non è allegra, no? Certo. Di sicuro in quel momento può darsi che vada subito su afflizione, piange, è triste. Però se il suo tono cronico è allegria, in poco tempo risale e ritorna al suo tono cronico. Nell'arco di una giornata capita spesso che il tono fluttui. Cioè, se io, per esempio, sono su un tono cronico di noia e mi dicono: ah, se hai vinto una lotteria, vado subito su tono certo. Ho vinto, però poi questo non è che mi fa rimanere il suo entusiasmo per il resto della vita. Dopo pochi giorni, quello che è, il mio tono cronico di noia torna a essere noia, no? Certo, finiscono i soldi, finisce l'amore. Esatto. La persona che si innamora, ti è mai capitato di innamorarti, Fabrizio? Sì, due volte. Bravo. Quando ti eri innamorato, qualsiasi fosse il tuo tono prima di innamorarti, dove è andato il tuo tono? Oh, alle stelle. Wow. Esatto. Gli innamorati sono conosciuti per essere sempre su tono serenità, entusiasmo, allegria, li vedi soddisfatti, no? Certo. Infatti si usa dire: ma ti sei innamorato? Esatto. Però questa cosa, se il loro tono cronico prima dell'innamoramento era, per esempio, antagonismo, dopo poco tornano su antagonismo, però a discapito dell'amata o dell'amato, che adesso si ritrovano ad avere a che fare con una persona diversa dalla quella che avevano conosciuto e di cui si erano innamorati. Quindi anche questo è da considerare, no? Comunque, per capire questo discorso, perché ho messo l'accento su questi toni emozionali questa sera? Perché capita nella vita che purtroppo si hanno... si incontrano tante persone e noi stessi possiamo essere, riconoscerci in qualche tono cronico che forse non ci piace tanto, giusto? Cosa fare? Sì, possiamo dire che una persona può fare delle azioni per salire di tono, salire un gradino di più, e questo può essere: cambia l'ambiente, vai in qualche posto un po' più allegro, cerca di uscire con persone che sono ad un livello emozionale un po' più alto, fa cose più costruttive. Però in realtà
c'è un fattore molto importante. La persona è stato proprio scoperto che tutte le cose che ci succedono nella vita, quindi quelle negative soprattutto, vengono registrate nella nostra mente. E quando si accumulano queste cose, possono agire contro di noi senza che noi lo sappiamo. Esatto. Cioè, se tu, per esempio, hai avuto degli episodi dolorosi nella tua vita, che potremmo dire, non so, sei caduto dall'albero, ti sei fatto male, eccetera, tutto quello che è successo lì, quindi il tuo pianto, il tuo dolore, tutto quello che è successo, cosa ti dicevano le persone, è registrato, magari non te lo ricordi neanche tutto, no? Te ne ricordi un pezzo. Hai subito una grossa perdita, ti ha lasciato, so, è morto qualcuno a cui volevi bene, qualcuno ti ha lasciato. Poi tutte queste cose producono sensazioni di afflizione, pianti, e rimangono registrati. Puoi pensare anche da bambino quante cose. Tutto questo accumulo di episodi, chiamiamoli negativi, non è che il tempo dimentica purtroppo, purtroppo rimangono, se vogliamo chiamare un termine che fa capire, incistati, rimangono lì e molte volte non del tutto conosciuti. La grande scoperta, poi fatta da Mr. Hubbard, è stata che questi episodi si possono ricordare e possono essere eliminati. Questi episodi negativi sono responsabili alla lunga del tono cronico che scende nella vita, perché in realtà è l'accumulo di cose negative che ci sono successe e che sono, le abbiamo messe un po' da parte, no? È meglio non pensarci, non ricordare, il tempo, col tempo passa tutto, che non è assolutamente vero, perché e purtroppo è tutto lì, è semplicemente dimenticato, ma c'è. Tutto questo peso di questi episodi, che ormai non siamo più consapevoli, porta a far sì che una persona nella vita, man mano che va avanti, scende sempre più di tono, fino a ritrovarsi che ha toni veramente bassi, che non lo fanno vivere bene, ma e anche non fa vivere bene le persone vicino a lui. Quindi, qual Capisco. è questa sera il mio consiglio per l'ascoltatore? Se veramente vuoi vivere una vita più felice, o vuoi avere persone intorno a te che siano di un tono emozionale più alto, se vuoi veramente imparare a riconoscere le persone, a sapere perché agiscono in certi modi che possono sembrare totalmente irrazionali o totalmente non adatti alla situazione che sta avvenendo, tipo una persona, no? Ti urla in faccia e non si capisce neanche perché ti sta urlando, tutto sta andando bene, improvvisamente c'ha l'urlata che gli parte. Quindi quando ci succedono, una persona che piange, ecco, improvvisamente la vedi che piange, è perché qualcosa che c'è nel suo passato gli sta venendo un po' addosso. E quindi nel nostro sito, giusto Fabrizio, abbiamo un bottone da schiacciare e questo bottone ti porta a vedere e avere più dati riguardo a un libro intitolato Dianeti, scritto da Mr. Abba nel 1950, che da decine di anni, da allora, è un bestseller, perché è la scoperta, detta e scritta in modo semplice alla portata di tutti, di che cosa è veramente la mente, di come la mente ti influenza e di come tu puoi diventare più capace, più causativo nei confronti del contenuto della tua mente e anche come eliminare questi ricordi
ne sono negativi e ti stanno ancora influenzando. Questo libro, oltretutto, in Italia adesso è venduto in tutti i negozi della Mondadori, è proprio tappezzata a Milano, per esempio, proprio vicino a Piazza Duomo c'è un negozio grandissimo della Mondadori dove tutte le vetrine sono tappezzate con questo libro. È veramente venduto dappertutto. È un manuale per la mente, qualsiasi persona lo può leggere e può fare pratica con un amico e vedere questi episodi che fino a questo momento erano rimasti nascosti. Quindi se tu vuoi spiegare ai nostri ascoltatori come fare a comprare questo libro o a visualizzarlo. Sì, è molto semplice. Nel nuovo sito che ho preparato per te, c'è una bella immagine di una persona che salta tutta bella felice, e poi più sotto abbiamo appunto i podcast, quindi possono ascoltare le varie trasmissioni, e poi c'è ovviamente i corsi gratuiti, e poi c'è Dianetics, la forza del corpo. La forza del pensiero sul corpo, $20, e c'è una breve descrizione di quello che c'è nel libro, quindi del contenuto del libro, del successo che ha avuto il libro. La spedizione è gratuita e consegniamo in 48 ore, quindi, perché abbiamo lì in magazzino i libri pronti, e c'è un bottoncino paga adesso, e quindi uno paga con carta di credito, PayPal o quello che vuole, anche con la posta Pay, e nel giro, insomma, di 2 giorni e noi mandiamo fuori e spediamo con la posta normale il libro. C'è anche un bottone per avere più informazioni, dove invece qui c'è una pagina proprio che ho scritto, dove c'è più informazioni riguardo proprio a che cosa c'è dentro a questo libro molto molto interessante che ho letto 4 volte io. Molto bello. Esatto. Ora, questo è un libro, è proprio un best seller. Sembra che ci siano milioni di persone, perché è dal 50 che è un best seller. Wow. Milioni di persone che l'hanno letto, lo stanno usando ancora tuttora, perché è semplice, non è complicato. Ognuno sa, la mente è sempre stata una cosa che sembrava solo per certi guru, certi maestri potevano capire che cos'era. In realtà non è vero. Conoscere la mente, la propria mente, saperla utilizzare, oltretutto già Albert Einstein diceva che noi utilizziamo soltanto, mi sembra diceva, l'8, il 10% delle nostre potenzialità mentali, no? In realtà ne usiamo molto meno. Quindi una persona che riesce attraverso questo libro e a fare dei procedimenti che può fare tranquillamente con qualsiasi amico e a innalzare la sua intelligenza, la sua potenzialità e anche il suo tono emozionale, e può aiutare anche altri a farlo in modo veloce. Quindi io direi che per questa sera abbiamo dato abbastanza dati. Io spero che tu, ascoltatore, ti sei incuriosito abbastanza da andare a vedere e fare il corso gratuito intitolato proprio La scala del tono emozionale, che basta che schiacci il bottone che c'è sul mio sito, giusto? Esatto, c'è scritto corsi gratuiti, corsi, clicca qui, quindi. Esatto. Ti consiglio vivamente intanto di fare questo corso, perché almeno cominci a conoscere meglio le persone intorno a te, sapere cosa aspettarsi da loro, quindi questo ti aiuta molto di più a vivere una vita un po' più serena e a fare gli esercizi che il corso richiede. C'è anche un bellissimo video oltretutto all'inizio che fa veramente capire cosa succede quando è vicino una persona che ha un certo livello di tono emozionale, e poi ovviamente io consiglio di leggere il libro, perché poi bisogna anche veramente togliersele queste cose negative in modo che il tono cronico si alzi e rimanga alto, no? In modo permanente.
Va bene, quindi io con questo ho finito, Fabrizio, per stasera. Siamo stati un po' più brevi. Ti ringrazio sempre per invitarmi ai tuoi party. No, questa sera mi è andata bene che non ho fatto da cavia. Tutto più bene, prossima volta però non si sa, eh. va bene, vediamo, vediamo. Un pochino l'hai fatto quando hai dovuto ricordare i toni, dai. Sì, no, ma poi adesso poi tu parlavi, ma a me sono venute in mente anche altre cose ed è proprio vero quello che dici, proprio lo si può vedere nella pratica, basta osservare. Eh sì. Va bene, allora ringraziamo il pubblico che ci ha ascoltato fino adesso. Assolutamente, fammeli salutare intanto a me. Grazie per esserci, grazie per ascoltarmi. Io spero sempre che i miei consigli vi siano di qualche utilità, perché è lo scopo per cui Fabrizio e io facciamo ciò. E mi piacerebbe ricevere degli email, sapere se avete seguito dei consigli, se avete bisogno di altri tipi di conoscenza che io magari vi posso dare per aiutarvi a vivere meglio. Certo, qui trovano anche l'email per scriverti direttamente, no, direttamente no perché va sulla radio, però poi io poi ti giro l'email e quindi è proprio facile mettersi in contatto con te. E però volevo dirti una cosa mentre parlavi, prima che non ti ho interrotto perché stavi spiegando, non volevo farle, che adesso una persona su paura la riconosci subito, è quella che si mette la mascherina, che è in macchina da solo e mette la mascherina, quello è su paura, sicuro. È probabile, certo. Ha paura dei propri germi. Certo. Esatto, avrà tutti gli occhi che guarda a sinistra e a destra adesso dove sarà il virus. Va bene. Va bene, allora grazie Lisa appunto per il tuo tempo, per le informazioni che ci dai ogni settimana e che noi raccogliamo appunto sul tuo sito per dare la possibilità poi a tutti di ascoltarlo con calma quando hanno tempo, quando hanno voglia e soprattutto di condividerlo con gli amici. Quindi se conoscete magari una persona che è spesso giù di morale, giù di tono, come si dice, no? Magari potete fare il corso e vedere come fare per aiutare anche qualcun altro. Quindi conoscere vuol dire proprio insomma poter agire e fare qualche cosa in quel settore. Quindi, bene, io direi che vi saluto a tutti e vi do l'appuntamento al prossimo podcast. Ciao a tutti. Bene, ciao a tutti e alla prossima e veramente sono contenta di essere stata qui quest'oretta con voi. Una buona nottata, mattinata, qualsiasi tempo sia dove siete. E ciao Fabrizio, grazie per avermi invitata. Perfetto, benissimo, un abbraccione a tutti, ciao ciao!